meteo, ma in quanto meteo avevi previsto questo per maltempo? Guarda, il tempo avevamo previsto, cercavamo di fare di meglio, ma... Me ne vado da solo dopo questa battuta orribile, no! Invece volevo dire questo, ecco, l'altra sorpresa è che è anche la voce di Robert Rabbit, di Roger Rabbit. E di tanti altri cartoni. Io voglio ringraziare invece più che altro le voci dei cartoni, mi pare fantastica questa iniziativa perché ancora di più i disegni, i cartoni animati rispetto a un film hanno bisogno di una voce che li accompagni. Marco Mete, attore, doppiatore, prima di tutto attore. Prima di tutto attore perché ho fatto una scuola di teatro, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, poi ho fatto tanto teatro per tanti anni e poi... Non come ripiego, come a volte può sembrare, qualcuno ci dice a volte, ma tu fai doppiaggio perché... No, faccio doppiaggio perché mi piace realmente, perché è un lavoro che dà grandissime soddisfazioni dove la professionalità ha un peso determinante, cioè se non sei capace di farlo non lo puoi fare. Ecco, prima sul palco dicevi simpaticamente, un uomo di 40 anni con giacca e cravatta che fa Roger Rabbit. Sì, questo non si può vedere, voglio dire, cioè una voce deve rimanere una voce. Io mi ricordo ancora quando sentivo Alberto Lupo con queste sue cose meravigliose, poi vedevo una faccia un po' improbabile di un signore, peraltro bravissimo, però a volte vedere la voce del doppiatore, vedere la faccia del doppiatore, vedere una voce non dà, non rende l'idea della... Allora, facciamo un elenco delle cose che doppi. Sì, è un po' lungo. Roger Rabbit? Roger Rabbit è una delle cose che... mi piace, che mi è piaciuto più fare, non c'è più, non lo produco, lo speriamo che lo riproducano. Poi tra i cartoni tantissime cose, sono la voce di Daffy Duck, dopo Franco Latini, quindi insomma. E, South Park? South Park, faccio anche la direzione dei dialoghi e faccio Kenny, che è quel personaggio che muore in ogni puntata. Poi Bubu di Yogi e Bubu, poi Pollo di Mucca e Pollo. C'è stata un'evoluzione per esempio con South Park, i primi cartoni animati, tra virgolette, un po'... scolacciati sì, verbalmente. Sì. Qual è la differenza secondo te? Sono utili e sono importanti questi tipi? Da un punto di vista sociale, sociologico, si dice, beh, insomma, secondo me hanno spostato un po' il limite. La cosa fondamentale è che sono usciti da questa equivoco del politically correct, cioè del corretto politicamente. In America sono riusciti a parlare di alcuni argomenti anche in modo dissacrante. È fondamentale perché siccome si sono spostati, ma questa è un'opinione mia personale assolutamente, siccome si sono spostati alcuni tabù, ormai il sesso è un argomento assolutamente comune, mentre altri argomenti sono ancora tabù. Loro trattano allo stesso modo un po' tutti gli argomenti ed è questo che secondo me è dirompente, è fondamentale. Guardano tutte le cose con gli sguardi di un bambino smaliziato che quando basta dire cacca, pipì e pupù e ride. Ecco, abbiamo visto appunto anche i doppiatori, quelli che doppiano i cartoni animati giapponesi violenti, però morivano delle risate quando compariva Paperino. Certo, beh assolutamente, poi quelli sono fenomeni comici assolutamente fondamentali nella storia, nell'infanzia di chiunque. Cioè. Dove si andrà a finire come cartoni animati e come doppiaggio? Ma come cartoni animati penso che non ci sia limite. Come si costruisce una voce a tavolino? Una riunione, un gruppo che lavora. Come si costruisce una voce per un cartone? Sì. Beh, devi calcolare intanto che noi doppiamo, quindi partiamo già da una base, cioè c'è già una traccia, è già stato fatto in un'altra lingua e quello è quindi un qualcosa che loro hanno approvato, scelto e trovato. Si parte da quella, poi dopodiché ognuno di noi personalizza, cioè ognuno di noi interpreta quella voce a modo suo, mettendoci dentro la sua anima. Per quello che riguarda invece un cartone italiano, se tu parli della partenza, di un cartone italiano, il cartone italiano invece ha una voce che per la prima volta, come stasera ho visto Cocco Bill o altri cartoni italiani, per la prima volta bisogna dare una voce. Quella ha una partenza diversa, perché per esempio anche in America loro fanno uno storyboard dei disegni, danno all'attore queste cose, l'attore inventa, comincia a recitare, poi dopo fanno l'animazione sul recitato di quell'attore, cioè sono procedimenti un po' che si incastrano. Senza lo schermo sono niente. No, non dir così. Giuro. Va bene, io ho visto che ha citato prima Fabrizio la mitica frase. Oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto. Un grande premio oggi, un grande premio a un grande papà, Franco Latini, papà anche dei cartoni animati, soprattutto in televisione.
Sì, infatti siamo contenti, siamo venuti qui a finale con molto piacere. A parte io era la prima volta che venivo e devo dire un posto molto carino, piacevolissimo. La cosa che più ci fa piacere è appunto una targa intitolata a lui, non soltanto per quest'anno, ma è un premio intitolato a Franco Latini che ogni anno verrà dato a un personaggio o che fa doppiaggio, un direttore di doppiaggio, o comunque un regista di cartoni animati, sempre nell'ambito dei cartoni animati. E questo ci fa molto piacere, perché comunque è un premio che rimarrà nel tempo. Ecco, vostro papà si divertiva a farvi le voci in casa? Assolutamente sì, soprattutto con lei che è la più piccolina ed era un po' la cocca di casa, si divertiva molto a prenderla in giro, a fargli le vocine, sarà anche per questo che lei ha cominciato anche lei, tutti abbiamo cominciato da bambini, lei ha cominciato con, facendo Titti. Come nascevano le voci di papà? Io mi ricordo, ho un'immagine di papà quando ero piccola davanti allo specchio, te lo ricordi? Né? Davanti allo specchio che faceva tutto il tuo nome con la bocca, con la lingua, con... non so, te lo ricordi? E poi, non lo so, probabilmente provando, riprovando, poi noi eravamo molto piccole quando papà cominciò a fare questa cosa, quindi io mi ricordo, ho poche immagini di lui, mi ricordo quando faceva Paperino. Te lo ricordi? Che prova le prove con chi per fare questa vernacchia, perché a me ovviamente non viene. Io ho un po' di esperienza e vi dico che la vita non è tutta rosse e fiori, niente affatto ragazzi, ed è meglio che ve ne rendiate conto subito. L'istruzione è una cosa assolutamente necessaria, è la chiave che apre tutte le porte, è la chiave che apre tutto. Mi ricordo questo fatto che papà si divertiva anche dentro casa a imitare gli animali, gli uccellini, ogni tanto ci faceva credere che dentro casa si fosse infilato un uccellino o qualche altro animale. E comunque fondamentalmente diciamo che lui amava moltissimo il suo lavoro, quindi, e aveva, diciamo, era aiutato da una grande gamma vocale che aveva, e quindi qualunque cosa poi in realtà... Sì, si allenava, ci lavorava sopra, però non gli costava una grande fatica, faceva parte proprio delle sue potenzialità. Ecco, tutti e tre i figli Franco Latini, il nome? Laura. Fabrizio. Ilaria. E tutti e tre i doppiatori, tu cosa doppi? Tantissime cose. Tutti e tre facciamo questo lavoro da 20 anni circa, abbiamo fatto di tutto, fra cartoni animati, telefilm, film. Perché i figli dei doppiatori diventano doppiatori loro stessi? Ma intanto diciamo che è una grande fortuna, quindi... Sinceramente ci sentiamo onorati di questo, perché è un lavoro meraviglioso, oltre che creativo. Diventano doppiatori perché probabilmente, essendoci una carenza di bambini nel nostro settore, fra di noi, fra colleghi, quando sappiamo che uno è una donna incinta, non vediamo l'ora che, che partorisca, così lo possiamo mettere a leggio e sfruttarlo. Stasera noi siamo qua per Berserk, che è questo cartone animato che va in onda in una delle emittenti Mediaset, tarda serata, perché è un cartone animato, diciamo, non proprio per ragazzi o per bambini, ma per persone un attimino più adulte. Diciamo che la fascia media del pubblico di Berserk è intorno ai 20 anni. Abbiamo visto un brano prima, non hai detto una parola.
Difatti la cosa buffa è stata proprio questa, che noi abbiamo parlato sul palco, c'è stato il contributo dello spezzone del cartone animato, e in quello lì praticamente il protagonista, che sono io, Guts, nel con, non ha parlato, hanno fatto vedere solo i personaggi minori della cosa, poi in realtà questo genere si chiama fantasy, è una cosa un po' medievale, si parla di cavalieri, cioè comunque tutte queste cose sono relazionate al periodo, i dialoghi insomma al periodo storico, a quello che è un cavaliere. C'è stato nel Medioevo, sì, di fatto, quindi c'è stato proprio secondo me un buon lavoro di adattamento. Solitamente il vostro lavoro è basato sulla falsa riga di quello già fatto, ma voi il giapponese lo capite? No, qualche parola a furia di doppiare, sì, ormai è diventata d'uso comune, tipo arigato. Arigato, sayonara, si dice sayonara. Poi c'è una cosa molto carina, che quando il narratore comincia a parlare racconta tipo in quei tempi il giapponese suona come kurukuku, e viene in mente la canzone. È una cosa buffa, Paloma. In giapponese io ho scoperto, e non è una stupidata, ho scoperto che dov'è, la parola dov'è, dove si trova questa persona, in giapponese dov'è si dice ndoshita. Sì, è vero. Ndoshita. Ndoshita, no? E io la prima volta che ho sentito questa cosa qua sono morto da ridere, perché sentendo l'originale ndoshita e dovendo dire dov'è, era inevitabile, insomma. Secondo me l'avvento del computer si è facilitato il lavoro degli animatori, di tutte queste persone qua, però a discapito del calore, insomma, del cartone animato, di quello che era tipo un cartone animato come Biancaneve della Disney, insomma, l'evento della computer grafica secondo me ha raffreddato un po' il tutto. E le voci che riscontro hanno nel rapporto a questo? Ma le voci secondo me nessuno, nel senso che doppi il personaggio animato in computer come doppi in realtà poi un cartone animato disegnato, no? Le voci famose vostre? Ash dei Pokémon, Michelangelo delle Tartarughe Ninja, Johnny di Quasi Magia, Johnny, poi appunto per quanto mi riguarda i manga e comunque i cartoni giapponesi mi hanno dato la possibilità di doppiare tanti personaggi amati dai bambini, e questo mi ha fatto molto piacere, e mi ha fatto piacere non solo doppiarli ma anche vederli, insomma. Tu invece? La voce mia, io ho fatto insieme a Davide una serie dei Pokémon dove facevo Tracy, che è stato un personaggio che è durato una serie di questi, Vabbè, Guts, che è Berserk, che abbiamo presentato qua stasera. I miei ci sono dai Power Ranger, a Ginta di Piccoli Problemi di Cuore, a, se vai a, nel soap opera, Tempre d'Amore. Tipo, ma è vero che il doppiatore arriva lì e vede quello che c'è scritto, e in effetti come vedo te poi non sa bene di cosa si tratta? Ma in realtà no, nel senso che sì, tu arrivi lì e comunque non sai magari nulla della storia, a meno che non sia una serie già iniziata, quindi sai cosa stai facendo. Poi io invece ho problemi poi di memoria, per cui non so cosa ho fatto stamattina, per dire, per cui. Però sì, anche se non sai la storia, ok, sì, ti medesimi comunque. Perché ce la fai? Sì, no, nel senso che naturalmente il tempo a disposizione non è tanto, è limitato, però si cerca di dare il massimo nel tempo che